In principio era il Pisum Elatius, un progenitore unico e spontaneo che ha dato origine ad una grande varietà, oltre 100 varietà diverse di piselli, che tuttavia appartengono a due sole specie. Il Pisum arvense, che viene utilizzato come foraggio per gli animali, ed il Pisum sativum, che invece viene impiegato nell'alimentazione umana. Parlavamo prima del Pisum sativum, che è appunto destinato all'alimentazione umana. Ecco, c'è da dire che la pianta del Pisum sativum può avere forme diverse, può essere nana piuttosto che rampicante, può avere foglie composte, può avere fiori bianchi o gialli, e poi ci sono i frutti, cioè i baccelli, che contengono, che hanno una classica forma curva e che contengono al loro interno i semi, dalla classica forma sferica e dal colore verde, che rappresentano poi a tutti gli effetti la parte commestibile della pianta. Il Pisum sativum è un'erba annua, quindi viene seminato ogni anno e il processo di maturazione è piuttosto rapido, arrivando a compimento dopo soli 60 giorni. C'è ancora da dire che la coltivazione del Pisum sativum, la coltivazione dei piselli, sembra ancora una volta perdersi nella notte dei tempi. Si dice che la coltivazione di questo legume sia partita in Mesopotamia già nel terzo millennio avanti Cristo, per poi diffondersi successivamente nel bacino del Mediterraneo, e qui si sarebbe ampiamente diffusa, tant'è che il pisello è stata una componente importante nell'alimentazione ordinaria, nella dieta ordinaria dei greci e dei romani. Nel Medioevo i piselli sono diventati un alimento molto utilizzato, molto diffuso, utilizzato soprattutto dalle classi sociali più povere, dalle classi sociali meno abbienti, tant'è che veniva appunto conservato per l'alimentazione appunto di un gran numero di persone, e si dice anche, si racconta anche che il salario degli operai che lavoravano appunto nei campi, degli agricoltori, veniva almeno in parte corrisposto appunto sotto forma di piselli secchi. Poi successivamente, siamo già nel 1600, nella seconda metà del 1600, finalmente i piselli arrivano anche sulle mense dell'aristocrazia, sulle mense degli aristocratici. Questo accade in modo particolare in Francia e ancora una volta soprattutto per merito del re Luigi XIV, del Re Sole, che pare fosse proprio amante di questo tipo di legume, tant'è che appunto i cuochi di corte si sbizzarrivano in vario modo per preparare delle pietanze, tante e diverse pietanze che comunque contenessero appunto piselli. Arrivando ai tempi nostri, c'è da dire che insomma, i piselli vengono coltivati in Italia, almeno in Italia, su una superficie complessiva che si aggira o si aggirerebbe intorno ai 50.000 ettari. E i piselli sono molto usati, sono davvero tanto usati nella nostra cucina, intervenendo nella preparazione di pietanze, di piatti diversi, abbinandosi anche in combinazioni anche piuttosto particolari, piuttosto strane, seppi e piselli, oppure, per citare un piatto proprio tipico della cucina veneta, risi e bisi, cioè il riso con i piselli. C'è ancora da dire poi che i piselli hanno un ruolo importante nella storia della scienza. In effetti, a questo legume va dato il merito di avere contribuito in maniera anche importante allo sviluppo della genetica. In effetti l'abate boemo Gregor Mendel, vissuto tra il 1822 ed il 1884, selezionando vari incroci di piante proprio di Pisum sativum dalle caratteristiche differenti,
fu in grado di enunciare le sue famose leggi dell'ereditarietà, per le quali ancora oggi è considerato il padre, il fondatore della genetica moderna. Ma vorrei, tanto per, come dire, per completare questo quadro che fa riferimento un po' alla storia di questo legume del quale stiamo parlando quest'oggi, vorrei aggiungere anche che i piselli, o il pisello in quanto tale, è entrato anche nella favolistica ordinaria. Chi non conosce la fiaba di Andersen, di Hans Andersen, il quale, come tutti sappiamo, abbinò appunto la storia del pisello a quella di una principessa, in questo modo, come dire, rappresentando una ironica allegoria sul concetto di nobiltà, allegoria nella quale appunto il pisello ricopre il ruolo centrale di protagonista. Aggiungo ancora che, differentemente da quello che è accaduto per la lingua italiana, la lingua francese ha nobilitato il pisello in quanto tale, e lo ha nobilitato assegnandogli anche, come dire, un certo ruolo, una certa importanza, quasi come elemento decorativo. In effetti un tessuto a pois, e in francese appunto pisello si dice pois, un tessuto a pois sarebbe, nella sua traduzione letterale, un tessuto a piselli, ma temo che questa traduzione in lingua italiana sia alquanto poco opportuna. Tante e diverse sono le proprietà benefiche. Abbiamo parlato delle applicazioni in cucina dei piselli, ma dobbiamo aggiungere che tante e diverse sono appunto le proprietà benefiche, le proprietà salutistiche dei piselli in quanto tali. E allora lasciamo che di questo argomento ci parli la dottoressa biologa nutrizionista Dominga Maio. Chi non ha mai sgranato dei piselli freschi? Beh, sicuramente è un'attività di altri tempi. Di solito ci si riuniva con i nonni per appunto raccogliere i piselli e sgranarli in un momento particolare della giornata. E naturalmente oggigiorno viene vista come un'attività che richiede più tempo, quindi molti fruttivendoli o anche i supermercati troviamo i piselli già sgranati. Non solo questa forma, troviamo sia il pisello fresco ma anche in altre forme, come per esempio quella surgelata, che fa sì che i piselli siano comunque quasi simili con le stesse proprietà dei piselli freschi, però possono perdere, a causa della lavorazione industriale, alcuni dei loro nutrienti. Un'altra forma in cui possiamo trovare i piselli è la forma secca, per la quale è necessario un ammollo prima della cottura e quindi prima della consumazione. Sono leggermente più calorici rispetto ai piselli freschi, però altrettanto buoni. E poi c'è la forma conservata in una scatola o in un barattolo di vetro, che è una forma che in realtà è buona, però ha un'elevata concentrazione di sale, quindi dovremmo stare un po' più attenti nell'utilizzo di questa variante. Però analizziamo a questo punto i piselli freschi e vediamo quali sono i loro valori nutrizionali e le loro proprietà. Dal punto di vista nutrizionale possiamo dire che i piselli freschi sono ipocalorici, sono molto ricchi di acqua, e delle calorie il 47% deriva dai carboidrati, per lo più amidi complessi, il 43% dalle proteine e il 10% dai grassi. Quindi vediamo che sono degli alimenti altamente proteici e nello stesso tempo altamente ricchi in amidi complessi. Ora analizziamo le loro proprietà. Sono molto ricchi di fibra e questo aiuta il nostro intestino, quindi molto utili per regolarizzare il transito intestinale, ma nello stesso tempo aiutano a raggiungere velocemente la sazietà. Inoltre sono anche a basso indice glicemico, quindi molto utili nelle diete riservate ai soggetti diabetici. Inoltre, proprio per la presenza dell'amido complesso, fanno sì che si possa ridurre anche il carico di colesterolo nel sangue,
Grazie infatti ai piselli sono stati fatti degli studi che hanno dimostrato che addirittura il consumo di piselli freschi può portare ad un aumento del colesterolo buono e ad una diminuzione del colesterolo cattivo. Ci sono degli studi che invece hanno rilevato quanto è importante il consumo di piselli freschi, soprattutto per chi ha problemi o comunque patologie tumorali. Sono infatti ricchi appunto di flavonoidi che vanno a far sì che non vengano liberati molti radicali liberi e quindi la cellula non va incontro a problematiche di ossidazione. Altra importante caratteristica dei piselli freschi è il loro alto contenuto di acido folico, quindi molto utili per tutelare la salute dell'apparato cardiocircolatorio e molto utili soprattutto nelle donne in gravidanza. I piselli freschi hanno anche una buona quantità di ferro, quantità che aumenta nella loro versione secca, quindi molto utili sia freschi sia secchi per chi ha problemi di anemia, quindi bassi livelli di ferro nel sangue. Inoltre poniamo per ultimo l'attenzione sulle proteine. I piselli sono dei legumi ad alto apporto proteico, quindi molto utili nelle diete vegetariane o nelle diete vegane, però con una piccola considerazione. È bene considerare i piselli non proprio come dei contorni, ma essenzialmente come appunto degli alimenti che hanno un apporto proteico. Quindi è un po' sbagliato associare i piselli come contorno della carne, ad esempio. Molto meglio affiancarlo al pesce oppure affiancarlo ancora di più ai cereali, perché così facendo si riescono ad assumere tutti gli amminoacidi essenziali di cui ha bisogno il nostro organismo per tutelare la sua salute. Abbiamo sentito dalla dottoressa Maio le molteplici proprietà benefiche dei piselli, i quali tuttavia possono, come sempre accade negli alimenti che fin qui abbiamo trattato, possono avere anche qualche controindicazione che sarà bene per quanto brevemente sottolineare. Ricordiamo intanto come primissima cosa che il pisello, insieme anche ad altri alimenti, contiene al suo interno delle purine. Diciamo che il contenuto di purine nel pisello è un contenuto medio sostanzialmente. Bene, che fanno queste purine? Le purine, una volta introdotte nell'organismo, vengono metabolizzate dal fegato in una sostanza di scarto che si chiama acido urico, sicché quei soggetti che dovessero avere problemi di accumulo di acido urico nel sangue, quindi dovessero soffrire per esempio di gotta, questi soggetti farebbero bene a non consumare affatto piselli o a consumarne molto pochi, tenendo conto che se poi l'acido urico circola nel sangue potrà, come sappiamo tutti, soprattutto localizzarsi, accumularsi nelle articolazioni e quindi ingenerare quella classica sintomatologia tipica della iperuricemia, che è caratterizzata da dolori articolari, da articolazioni arrossate, dolenti, tumefatte. Quindi attenzione particolare all'uso dei piselli in soggetti che dovessero avere questo tipo di problematiche. Ulteriore problema qual è? I piselli possono essere responsabili di reazioni allergiche. Si tratta di reazioni allergiche, in realtà, ecco, la storia dell'allergia al pisello è una storia piuttosto limitata come casistica, nel senso che sono veramente limitati i casi di allergia a questo legume. Tuttavia esistono, la letteratura ne parla, e la letteratura scientifica intendo, e come quadri clinici le reazioni allergiche ai piselli possono manifestarsi in forma di problematiche intestinali, tipo, che ne so, nausea, vomito, diarrea, a volte pizzichino in bocca, queste forme di sindrome allergica orale, questo vellichio all'interno della bocca, ma possono esserci anche delle manifestazioni più classicamente extraintestinali, tipo per esempio angioedema, tipo asma, tipo orticaria, tipo dermatite. Ecco, quello che si sa in proposito è che esistono, questi sono dati che si traggono dalla letteratura scientifica specifica di settore, che esistono delle reazioni crociate, cosiddette, tra
Per esempio, il pisello sicuramente è l'arachide, oppure tra il pisello e la lenticchia. Bene, questo tipo di reazioni crociate sembrerebbero essere legate ad alcune frazioni allergizzanti che appartengono ad un'unica famiglia di proteine allergizzanti detta famiglia delle vicilline. Queste vicilline sono delle proteine di deposito, si chiamano storage protein e possono provocare reazioni anche particolarmente importanti. Quindi coloro i quali dovessero aver avuto una reazione magari mangiando delle arachidi o dovessero aver avuto reazioni mangiando lenticchie e poi dovessero aver avuto reazioni anche mangiando piselli, queste persone dovrebbero eventualmente sottoporsi a valutazioni allergologiche più mirate per andare poi ad escludere, come dire, reazioni avverse ancora più significative. Sono, ribadisco, casi rari, ma varrà sempre la pena approfondirli nel caso appunto ce ne fosse il dubbio.